Allora, vorrei appellare eh, a parlare Paolo Carafa. che nous parlerà dal sistema informativo archeologico all'Atlante di Roma, la ricostruzione della topografia del Campo Marzio centrale. Prego. Grazie. Cher Sofia e Cher Filippo. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et pour l'organisation entière. Je suis très heureuse d'être ici et de, et de présenter notre travail et discuter avec vous. Mais malheureusement, mon français n'est pas suffisant pour m'exprimer. C'est pourquoi je vous prie de m'excuser, mais je parlerai en italien. Bene, l'Atlante di Roma è ad oggi l'unico racconto di una città antica sviluppato sulla base dei cambiamenti del paesaggio urbano. Il, il racconto si muove su diversi cambi di scala, si può arrivare a dettagli molto minuti, abbiamo visto questa mattina anche grazie alle immagini che sono state illustrate. Alcuni dati e si cerca di, di, di raccontare i cambiamenti di porzioni anche rilevanti dello spazio. Il racconto si svolge su un periodo storico piuttosto ampio, dal IX secolo a.C. fino al VI dopo, che però ha una sua logica storica molto definita, perché si parte dal momento che anticipa la formazione politica che poi caratterizza la realtà urbana fino a quando il paesaggio urbano, con la metà del VI secolo d.C., viene destrutturato. E sono stati molti gli insegnamenti, i suggerimenti, le suggestioni che ci hanno portato a concepire ed a realizzare il sistema informativo archeologico prima e poi l'Atlante. Dal punto di vista di metodo eh, ci siamo appoggiati a ciò che normalmente facciamo. Abbiamo identificato l'elemento minimo, lo spazio urbano, cioè una costruzione in sé finita da un altare, una fogna, un grande palazzo, e poi abbiamo utilizzato i metodi comuni per aggregarli nello spazio e, e, e poi per articolarli nel tempo a secondo della loro storia. Cioè niente di più che i topografi antichi e chi usa il metodo storico fa. Abbiamo individuato questo scusate, elemento minimo, anche questo definito in nomenclatura negli anni Ottanta del secolo scorso, unità. E, e, la, tra le suggestioni che abbiamo avuto, alcune ci hanno in qualche modo indirizzato un po' più di altre. Negli anni Novanta, Azena pubblicò uno studio in cui Egli prendeva le mosse da un tentativo di georefer georeferenziazione di tutti i frammenti della pianta di marmo di Roma ed arriva poi a teorizzare un sistema particolare. Azena scrive: Io sono sempre più convinto, dice Azena, che questi studi topografici dovrebbero prima configurarsi come un sistema di archivi di fonti diverse, che tutte insieme ci rivelano una conoscenza, perché non soltanto i dati strutturali archeologici conservano dati a valenza topografica, li ha chiamati, li ha chiamati lui, e eh, da un lato raccogliendo un, un indirizzo del genere e quindi condividendolo abbiamo creato il sistema informativo archeologico di Roma. È una cartografia analitica, qui vedete la pianta urbana. Ogni elemento diventa il punto di accesso a delle informazioni che sono articolate in diversi archivi relazionati uno e l'altro con queste eh, integrazioni qui. Abbiamo inserito nel sistema tutto ciò che può darci informazioni su un'architettura antica o sul suo aspetto o sul suo arredo. E abbiamo poi aggiunto noi ricostruzioni 3D ed alcuni elementi. Il, mati. E il sistema è molto semplice, si può eh, navigare sulla pianta, ogni elemento dello spazio definito a livello grafico diventa l'accesso per gli archivi. Qui vedete le fonti letterarie, qui vedete l'iconografia moderna di un edificio piuttosto noto e naturalmente la cartografia storica inclusa la forma urbis in, in marmo. Ora come da livello dal punto di vista del metodo, non ci sono state grosse novità. Anche dal punto di vista delle filologie che servono a usare le diverse fonti in modo efficace, ci sono stati dei grandi passi avanti. Solo un documento ha richiesto uno sforzo in più ed è appunto la forma Urbis in marmo. Qui possiamo far scorrere queste immagini dove la cartografia, vedete in questa immagine, gli elementi in azzurro sono la proiezione a terra di tutti gli elementi noti della forma Urbis in, in marmo. Ora, nel recente convegno del 2016 fatto a Roma sulle novità, sulla forma Urbis, né la proposta di Azzena né la nostra sono state inserite nel programma, anzi eh, il, il metodo che noi abbiamo usato per inserire nel sistema la pianta marmorea è stato definito da Luca Lelia irrazionale, incongruente e altre cose che non vi sto qui a dire. E, come ogni critica però questa ci ha spinto a ripensare da capo tutto il processo che noi abbiamo fatto, per cui prima di arrivare al campo Marzio rispiegherò in breve come noi abbiamo fatto sì che questo documento di marmo diventasse una fonte cartografica affidabile. E Luca Delia dice effettivamente il tentativo sarà maldestro, però è l'unico che usa metodologie effettivamente cartografiche e dall'Ottocento si è cominciato a tentare di avere una visione completa della pianta e tutti questi tentativi sono confluiti nel grandissimo lavoro che ha fatto Cozza, che ha compreso anche un rilievo a contatto e un'opera preziosissima della parete del foro della pace è stato importantissimo perché la traccia delle grappe sul muro dà il sistema delle coordinate sulla parete alle quali puoi attaccare i vari frammenti. E Almeida naturalmente ha ripreso il, il tema, però di fatto il, il valore sistematicamente esteso all'intera pianta di affidabilità in quanto carta non è stato mai verificato ed infatti se scorriamo la bibliografia amplissima sulla forma Urbis ci accorgiamo che si utilizza di fatto in due modi o si selezionano dei frammenti sui quali sono raffigurati monumenti riconoscibili a terra e si cerca di sovrapporli e questo è un metodo oppure e abbiamo qui Tucci e si fa un altro processo. Prima si cerca di posizionare sulla parete il frammento e poi si proietta sul terreno. Ecco qui abbiamo delle immagini molto famose: no? e, e poi si mette sul terreno in proiezione. Tu ci scrivi un metodo tanto efficace quanto semplice: basta una matita, una riga ed una pianta di Roma. Ed effettivamente è, è vero: e, in realtà eh, per inserire i frammenti della pianta nel sistema non si può appoggiarsi solo a sovrapposizioni occasionali, perché se no si perde il valore documentario in generale. Questa è la proposta che Azzena fece. Noi abbiamo sperimentalmente riprovato a farlo ed i dati sono analoghi. Però... Ehm, Viste le ultime critiche, visto anche ormai la tendenza nella storia degli studi a considerare la forma urbis un qualcosa di fatto di impreciso, di non cartograficamente affidabile, è bene tornare sull'argomento. Come abbiamo fatto a dare valore metrico alla pianta? Abbiamo individuato tutti i frammenti, sono nove lastre, sulle quali si possono riconoscere inequivocabilmente alcune parti di edifici ancora oggi esposti e sono nove lastre. Di queste nove lastre abbiamo selezionato quattro lastre che hanno conservato i margini e sui margini questi fori delle grappe perché le coordinate assolute dei monumenti a terra ancorano a terra i frammenti sui quali questi monumenti sono raffigurati, i frammenti che hanno i fori delle, delle grappe automaticamente riportano sui fori il dato assoluto, e quindi questo permette di rototraslare il sistema terra su quello parete e viceversa. Abbiamo rifatto una scansione della parete ed un nuovo piano, e quindi siamo riusciti a riportare i sistemi cartografici del terreno, dei frammenti e della parete ad un sistema unico. E qui vedete nel sistema. E diversi settori della pianta hanno una coincidenza impressionante tra la referenziazione autonoma dei singoli edifici e la rototraslazione del sistema dell'elastro. E qui vedete un esempio, questa coincidenza avviene in diversi luoghi della pianta, ma non in tutti, perché come è noto la pianta ha una, ha una scala. È molto accurata ma ci sono distorsioni molto forti in questa immagine vedete i triangoli gialli rappresentano i punti con le coordinate assolute sul terreno i puntini blu e verdi sono il luogo dove la traslazione dal sistema parete a terra fa finire il frammento c'è una non coincidenza tra le cose e infatti se allineiamo i frammenti sui punti a terra, vedete, sulle righe rosse si ottiene un sistema non coerente con il sistema delle lastre. Tutto questo serve a darci naturalmente un parametro all'interno del quale inserire i nostri frammenti come fonti cartografiche. Vedete sulla parete i quattro luoghi dove più i pallini verdi e i triangoli gialli sono avvicinati, più la coincidenza è forte, quindi maggiore è l'affidabilità anche del singolo frammento. E con questa base abbiamo inserito nel sistema la griglia riportata sul terreno delle lastre e quindi i singoli frammenti. E questo è diciamo, il punto di partenza dal quale noi abbiamo incominciato a lavorare, soprattutto per i luoghi dove la, la pianta di mano è l'unica fonte, dove non abbiamo resti a, a terra. Ora, eh, avere una griglia geomatica affidabile può dare un grande aiuto il frammento che qui si illustra è stato ultimamente riconsiderato con prudenza mettendo in luce eh, perché forse non è possibile attribuirlo al palatino ed è stato, è stato suggerito di attribuirlo al tempio della Magna Mater ora effettivamente la prudenza occorreva perché questo frammento si, eh, è parte di una lastra che ha ha conservato dei margini, per cui se andiamo a sovrapporre il frammento al tempio reale, la lastra si ruota in modo non compatibile con questo ordito delle lastre. Vedete, le righe gialle sono i limiti della lastra sovrapposta a rudere e la riga blu invece indica la trama georiferita a terra. In altri casi possono partire dei percorsi di approfondimento, per esempio in questo caso... La relazione tra resti archeologici e la pianta ha permesso di leggere meglio lo sviluppo delle fasi. Qui per esempio abbiamo due fasi, una più piccola e una più larga. E così si può poi andare avanti anche su zone più ampie, non soltanto su monumenti singoli e così arriviamo al campo Marzio. Ora questa zona del campo Marzio, come è noto, è stata riassestata da gatti. Eh? I setta sono stati allontanati dalla Pialata ed avvicinati al Pantheon, il circo si è abbassato uh, lungo il Tevere e quindi è nata di fatto l'immagine che noi abbiamo an ancora oggi. L'ancoraggio a terra per ricostruire la trama antica sono questi due frammenti della forma Urbis: un aggancio è l'arco qui di Camigliano, detto, e l'altro è il le sedra che si vede ancora oggi del, della, della porticus dietro il teatro di Balbo ora recentemente però e questo, e, e, e questo dato è, è il dato che poi è entrato diciamo nei nostri studi ora recentemente Alessandra Ten ha visto una serie di incongruenze una volta che si sovrappongano la carta archeologica aggiornata di quell'area e i frammenti la pianta di marmo nella localizzazione che Giagatti aveva proposto perché? Perché l'arco qui è fatto in modo non congruo con la rappresentazione che c'è sulla lastra. I punti salienti, in realtà, sono tre: la forma di questo arco, un elemento all'interno dei septa, lo vedete nel cerchio in alto che viene a cadere al centro della porticus e questo sistema di muri qui che verrebbe a cadere dentro alla porticus del, del santuario. Ora, ehm, naturalmente, Alessandra Ten poi dice che questo è il primo passo per una riconsiderazione integrale e della topografia di quest'area e addirittura del valore documentario della pianta. Quindi sono questioni così importanti da spingerci a ripensarci ancora una volta. Allora, se il metodo di utilizzo della pianta che noi abbiamo applicato eh, è accettabile, dobbiamo partire da un punto. La lassa 35 non si può spostare perché è attaccata alla lastra 39, dove è rappresentato il teatro Tibalbo, che è una delle lastre dove la traslazione del sistema sulla Terra e la referenziazione dei singoli muri torna perfettamente. Quindi, a meno di non voler riattribuire a quella lastra altri frammenti o eliminare quelli che gli hanno attribuito, quella lastra deve restare dov'è. E allora noi abbiamo proposto di procedere in questo modo. Abbiamo prima di tutto rifatto la carta archeologica dell'area, in coordinate assolute, secondo il sistema. Il sistema basta interrogarlo per fasi e per luoghi e lui eh, dà poi l'immagine di tutte le classi di dati riferibili a quell'area in quell'epoca. Quindi la carta archeologica la posizione della forma Urbis sulla base della proiezione secca, diciamo, della maglia delle lastre a terra e poi però se in questa zona c'è una, una aderenza massima tra le lastre e i ruderi, in altre zone invece i monumenti, guardate questo o questa zona qui, devono slittare per essere... Eh, utilizzati come una fonte iconograficamente utilizzabile per quell'edificio lì. E allora abbiamo spostato tutto il sistema, però non i singoli frammenti. Tutta la lastra deve subire uno slittamento in questo senso per far sì che eh, si accordino la trama della pianta e i resti a terra, di per sé non sarebbe un problema perché abbiamo visto che ci sono altri casi nella pianta, per esempio quello al circo massimo. E... Dopodiché abbiamo utilizzato i frammenti in marmo per integrare i dati archeologici segnalando in un colore quale fosse la fonte di informazione, in verde in questo caso, in rosso i dati archeologici. E, a questo punto eh, si possono solo trarre alcune considerazioni. Primo, eh, non sembra possibile spostare la lastra da dov'è né negare alla pianta un valore di... Eh, Affidabilità perché rientra nelle diciamo in alcuni spostamenti canonici che anche altre zone della pianta hanno. Inoltre guardate, la, l, il tratto in rosso è la posizione della pianta una volta spostata per farla aderire ai, agli Edifici reali, tutto si sposta in questo senso. Ciò significa che anche i monumenti che sono ignoti, non possiamo cercarli da questa parte, perché tutto si sposta in un senso. Quindi il quadro comunque viene confermato: il quadro che, che avvicina al Pantheon il sistema che è raffigurato sulla lastra. Secondo, tutto ciò non risolve minimamente i problemi di incongruenza tra dati archeologici e i grafici sulle lastre che la TEN ha visto, perché il frammento di muro resta dov'è, al centro del portico, e con il divorum resta è leggermente eh, allontanato dall'angolo rispetto alla cartografia che ha fatto TEN, ma il, il, il fatto resta. Ora piuttosto che negare valore alla pianta, in questo caso, come in altri casi, dovremmo approfondire la conoscenza archeologica dei singoli luoghi perché eh, sappiamo tante cose. Possono essere muri più recenti dell'età della pianta, possono essere muri più antichi, dove abbiamo dati, difficilmente si sì, abbiamo muri severiani che contrastano con la trama. La pianta, oppure possiamo avere delle piante più antiche che sono raffigurate sulle lastre. Recentemente Massimo Vitti ha ripreso il problema della lastra 31, dove forse uno dei templi è raffigurato nella sua fase più antica. Quindi, in fondo, eh, cercare di spiegare le incongruenze in quanto tali forse è più conveniente che non negare la validità e alla singola lastra e alla pianta in quanto tale. Delì ha scritto che secondo lui la forma Urbis sarebbe la, la, il quadro di unione del catasto romano. No? Ecco, Invece le misure ci dicono che quella è una pianta in scala che ha alcune deformazioni interne. E, e per concludere, il, il sistema informativo archeologico di Roma e l'Atlante di Roma sono nati come strumento di condivisione di sistemi di informazioni. L'Atlante in particolare ne propone una possibile lettura. Stamattina abbiamo parlato molto no, di creare delle ipotesi per comunicare e far sì che le ipotesi migliorino infatti. No? E direbbero gli inglesi per far sì che le ipotesi vengano falsificate nel senso che vengano sottoposte ad una prova. E questo è un po' lo, lo, lo spirito di quello che noi abbiamo fatto e degli aggiornamenti che continuiamo ancora a fare. E credo che ci sia spazio per imprese comuni, no? l'abbiamo visto oggi, siamo molto contenti che questi dati possano essere utili. L'Atlante non è stato particolarmente valorizzato né usato, eh. sono più le volte che viene ignorato che non, che, che non quelle in cui magari anche con aspre critiche ma almeno preso in considerazione. Però siamo secondo me sulla buona strada e possiamo continuare a discutere di questi luoghi con i sistemi dei dati che possiamo proiettare sul terreno. Grazie. <coughs> Grazie a Paolo Carafa che ci ha richiamato sulla fonte che per noi croce e delizia <ride> eh, e che beh, pone moltissimi problemi dal punto di vista del metodo, eh, della sua considerazione e della sua lettura stratigrafica, perché ovviamente si tratta di un documento estremamente complesso dal punto di vista storico eh, e che pone molte, molte questioni. Ci sono delle domande, intanto. Merci, merci beaucoup pour votre travail, qui est un merveilleux, merveilleux travail. C'est vraiment ce que l'on appelle, nous en français, un système d'information géographique, un SIG, avec la superposition de différentes couches d'information les données archéologiques, la forma Orbis, la carte moderne de Rome. Et c'est vraiment quelque chose de, de très précieux. Alors, vous avez raison de souligner euh, l'inattention que l'on porte parfois au décalage entre la date sévérienne de, ce, de la Forma Orbis et les restes euh, archéologiques euh, actuels, ce qui est observable actuellement. On fait souvent aussi cette, euh, ce rapprochement trop rapide quand on veut reconstituer, nous, la Rome de Constantin, en nous fondant euh, sur la Forma Orbis. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce décalage de temps très très important. Euh, ma question, elle porte, je l'ai déjà évoqué ce matin, sur la question de l'altitude. Vous avez fait un travail merveilleux en longitude, en latitude. On sait maintenant positionner précisément tel coin de bâtiment. Euh, geograficamente, est que vous envisagez d'ajouter euh, a vostro sistema informatico i punti d'altitudine euh, precisi? Sì, questa è una mancanza del sistema che stiamo curando, sia per i livelli archeologici, sia per i livelli naturali. I livelli naturali li abbiamo, abbiamo elaborato un altro modello. Del, del, del suolo naturale e l'abbiamo già inserito nel sistema. La schedatura delle quote è un lavoro enorme perché o si fa bene o se no, allora abbiamo cominciato a schedare tutte le quote note più tutte le volte che uno scavo anche senza aver dati importanti strutture ha raggiunto una quota perché comunque ci dà un livello, le stiamo inserendo. Dove ci sono? e possiamo fare il paragone tra le zone scavate e le lastre di marmo si trova quasi sempre una spiegazione per una dissonanza abbiamo visto oggi i corari alla septimiana no? e quello lì è un caso classico dove i dati di scavo illustrano bene, danno in ogni punto una spiegazione o di fase o di, o, 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 di disegno della pianta quindi assolutamente li stiamo inserendo sì. prego Se ci sono altre domande. Sì. Buonasera. Avvicina il microfono Antonio. Che non... Grazie. E buonasera Antonio Monterroso dell'Università di Cordova. Paolo... Mi molto lo sforzo. No, non si sente. Allora, adesso? Sì. sì. Io, uh, lo sforzo è grande perché. Um, la forma in queste lastre centrali del campo marzio eh, ci inganna moltissimo, ci pone moltissimi problemi. Io ti sottopongo il problema della lastra 39, alla quale ho, ho lavorato moltissimo. Si prende il tempio A di largo argentina e il tempio B di largo argentina, nello stesso frammento, non li collochi mai sui ruderi che stanno lì. Impossibile. Soltanto la linea fatta dall'incisore alla forma urbis misura 1,70 m nella realtà. Dunque, come diceva Almeida e Gatti, dobbiamo giocare col disegno di prima fatto in suolo, non col disegno fatto nella parete direttamente, perché gli sbagli sono tanti. Dunque, bisogna non tener conto dei frammenti di de due lastre contigue: 37 è redatta ad un modo, 39 è redatta in altro modo. Per eh, situare il complesso pompeiano dal Tempio di Largo Argentina bisogna perdere 45 metri fino al Tempio di Venere se lo posizioniamo dalla facciata del Teatro di Pompeo i templi di Largo Argentina restano a metà dunque bisogna penso per il progetto eh, trascurare un po' i limiti dei frammenti e cercarsi soltanto nella topografia eh, aggiornata sulla topografia aggiornata vorrei anche dire che le piante almeno che ho visto nel campo marcio centrale molte volte non sono aggiornate nell'allante per esempio per il teatro prendete ancora la pianta del Valtar che del 1837 ha degli sbagli e delle misure enormi. Quindi, questo fa, non aiuta molto a che i frammenti, la realtà, eh, convengano molto bene poi nella, nella cartografia, appunto, nella mia esperienza. In, questo, in, questo, in questa parte della, del problema che, che ben hai posto tu e che, e che è un lavoro meraviglioso che è da, da portare avanti, però i limiti sono tanti, anche per l'altezza che domandava il professor Fliuri. Molte volte negli edifici tre dimensioni sono schiacciate in una e questo con i limiti anche fa, fa difficoltà. Eh sì, grazie, sono tre punti, uno più importante dell'altro. Allora, ehm... Proprio per evitare di stabilire il valore della pianta sulla base della corrispondenza di singoli frammenti, che è difficilissima da ottenere, abbiamo pensato di lavorare sulla, sui sistemi di riferimento globali. I monumenti a terra hanno il riferimento delle coordinate spaziali, le lastre sul muro hanno il riferimento parete. Il problema era vedere, sovrapponendo questi sistemi, cosa succedeva. E succede che. Le distanze massime sono affidabili. I singoli casi vanno valutati volta per volta, però questo significa che la griglia, lo spazio da rappresentare, era stato in qualche modo compreso in maniera corretta. Poi ogni monumento fa caso a sé. E me non è scontato perché c'è chi non ci crede adesso. No? Questo è il primo punto. Il secondo punto allora specifico: allora: Baltard, perché abbiamo utilizzato anche Baltard? Perché L'Atlante di Roma non potevamo farlo se avessimo ripreso a fare il rilievo di tutte le strutture di Roma. Allora abbiamo dovuto selezionare anche rilievi antichi e metricamente non interamente validi, che però contenevano dettagli importanti per arricchire la pianta di quel monumento di qualcosa. Non abbiamo usato il rilievo di Baltarda al posto degli altri. Abbiamo usato anche quello per inserire degli elementi che negli altri rilievi non ci sono. A volte capita che ci sono o rilievi fatti molto bene ma pubblicati o consegnati nell'archivio senza referenziazione, quindi non sono localizzabili nello spazio, oppure rilievi fatti molto bene dal punto di vista metrico e referenziati che non hanno tutti. Gli elementi che nella storia dell'iconografia di quel monumento puoi avere. Quindi non potevamo non considerare anche le piante di Baddal, però per carità non abbiamo utilizzato piante antiche quando ne avevamo di più aggiornate. Le quote è vero, ma eh, le quote degli scavi devono essere in qualche modo recuperate. Anzi, se gli scavatori pubblicassero le quote, eh, noi ce le troveremmo quando facciamo questi lavori. Per quanto riguarda il problema di quale livello degli edifici a più piani è stato rappresentato nella forma Urbis, rientriamo nel problema dell'analisi del singolo caso, secondo me. Io aggiungerei un paio di osservazioni, se è possibile. Cioè, nel meccanismo che tu illustravi, cioè del rapporto tra il sistema di rappresentazione della pianta e come la rappresentazione del reale noi verifichiamo, c'è so da tenere conto di una serie di passaggi intermedi, perché non è la pianta la rappresentazione prima, la pianta è una restituzione in marmo, ovviamente, di una serie di documenti intermedi. Che sono stati concepiti verosimilmente in momenti diversi, sono stati conservati in maniera diversa e poi sono stati assemblati e hanno fatto la memoria cartografica della città antica. No? Quindi, in questo processo, in questo, perché per questo prima parlavo di una, una fonte che è stratificata, perché noi vediamo la rappresentazione ultima di questa cosa qui, mentre dobbiamo tenere presente che tra. Tra questa rappresentazione ultima e il reale ci sono una serie di passaggi intermedi per noi totalmente perduti, dentro i quali ci potrebbero essere le risposte alle tante aporie che noi qui non vediamo. Questo è uno dei grandi limiti, secondo me, della nostra capacità di approccio. Per questo che diciamo, io ho una, una grande passione per la pianta, ma mi rendo conto di questa difficoltà specifica. E poi tu ci facevi giustamente vedere questa, il conflitto che ogni tanto nella storia degli studi riemerge, no, tra la fonte iconografica, cartografica, ma in questo caso io iconografica perché dobbiamo parlare più di iconografia che di cartografia cioè questo poi il, il, il discrimine secondo me eh, 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 e poi il, da, il dato archeologico Beh, alessandra tenna adesso non è qui ovviamente ma eh, io ho tanto discusso con lei ma lei mai si sarebbe immaginata diciamo così di mettere in discussione questa ricostruzione se non avesse Verificato con la, metrologicamente che l'arco così rappresentato non è nemmeno un, un quarto da su, della la grandezza la... reale del monumento, e è questo che l'ha indotto. Eh, positivisticamente diciamo noi l'ha indotta a, ri a riprendere in mano il dossier quindi lì non è tanto una questione secondo me lo sposto o non lo sposto c'è una questione che sul terreno c'è un monumento di dimensioni e forma che non c'è né nella pianta né in nessun'altra rappresentazione quindi c'è un problema materiale reale che sta lì di un oggetto immenso che non trova Nessun tipo di rappresentazione della pianta e non può essere quell'oggetto, questo fisicamente non può essere quell'oggetto che noi vediamo rappresentato e che usiamo come reper per posizionare svariate cose. Quindi forse stiamo arricchendo la topografia di quest'area di qualcosa che non vediamo, non vedevamo in questa rappresentazione. Sì, grazie. Come al solito, sempre osservazioni molto utili. Allora, la prima della stratigrafia della pianta è verissimo, ma la pianta stessa è, è, è un palinsesto, perché è chiaramente un prodotto finito, ma con disegni di monumenti che sono sicuramente più antichi dell'epoca dell in cui sono stati fatti, sul tempo di Giovestatore, per esempio, no? della Lassa 31, che poi dà tanti altri problemi. E quindi io lì credo che ci dobbiamo rassegnare a questa a quest area di... e per questo che secondo me, io credo che il valore che diamo a questi documenti sarà tanto più alto quanto più ne rispettiamo la sua natura. Per cui l'idea di cercare di gestire tutta la forma Urbis come i cartografi fanno con tutto ciò che ne consegue poi dopo lo vedremo ma almeno non snaturi quella è una pianta e come pianta trattiamola poi vediamo che dissonanze ci, ci stanno per rispondere anche ancora all'osservazione no, del frammento di Largo Argentina nel merito allora è vero la rappresentazione dell'oggetto che sta sulla lastra che Gatti ha messo lì perché lì c'è Camigliano sembra un'altra cosa non c'è modo di accordarla quell'immagine, d'accordo? Il problema è che o togliamo una soluzione di, eh, di mettere, cioè, o si sposta la lastra oppure ci dobbiamo inventare un'altra cosa, o togliamo il frammento dalla lastra, perché geomaticamente parlando quella lastra più che tanto non si può spostare e se si sposta si deve spostare tutta verso l'algo argentina questo è il problema che la cartografia pone poi lo possiamo sciogliere in, in mille modi ecco perché io non credo che sia tanto facile proporre un disegno globale di questo, uno schema del genere aggiustato in mille dettagli naturalmente ma nella sostanza i grandi blocchi dovrebbero restare quelli perché in questo settore la pianta non dimostra, se la tratti cartograficamente, ammesso che il nostro metodo sia corretto poi naturalmente, non dimostra una eh, aberrazione tale da dover ripensare la trama in generale. Poi c'è il fatto iconografico, naturalmente, quello lì è un problema, come sono un problema questi due rettangoli rossi che, che ho segnalato. Ma lì, secondo me, dovremmo dove si può controllare, magari negli archivi abbiamo delle quote per tornare ai problemi che sono stati sollevati. Potremmo anche non rispondere però, no? No, ma io <ride> direi che è proprio quello il problema, cioè io credo che non ci sia una risposta, cioè io mi fermerei al punto che cioè... rifacendo tutto il processo di georeferenziazione dell'intera pianta, quella lastra o non la sposti o la puoi far coincidere con i monumenti reali trasferendola leggermente, basta, poi io non ho soluzione in questo caso, capito? Esattamente, sono perfettamente d'accordo. Bene, abbiamo discusso molto, merci beaucoup a tutti.